Non è colpa mia, tu non mi aiuti, sei una nulla facente. Io mi occupo della famiglia, mentre tu stai sbrogliato sul divano a guardare la Juve o a leggere il giornale. Sono a casa. È arrivato Marco, ne parliamo dopo. Signora, manca anche la sua firma. So che è una situazione difficile. Vostro figlio Marco come l'ha presa? Male, molto male. Da quel giorno, quando i suoi genitori hanno scritto la loro firma sul foglio, Marco non fu più lo stesso. Diventa scorbutico, antipatico, solo. Inizia soprattutto a bullizzare un ragazzo, Luca. Vi ho convocato perché se la situazione non cambia devo prendere seri provvedimenti. Gli ultimi episodi sono molto, molto gravi. Marco deve cambiare, non può continuare così. È arrivato Marco, sei pronto? Marco, la preside ci ha convocato. Capisco che tu sia sconvolto per quello che sta succedendo in casa, ma il nostro amore per te non cambia. Sarai sempre il nostro cucciolo, ma non te la puoi riprendere con i tuoi vecchi amici. Perché ci sono passato anch'io. Amici come prima.